Ho molto piacere a rivedervi, a salutarvi e a dirvi che abbiamo fatto un lavoro in questi mesi, in queste settimane che ci siamo visti per fare in modo che il Benevento Calcio continuasse una storia di successi, di dignità e che migliorasse addirittura quello che noi abbiamo provato a fare. Abbiamo trovato in questo la comprensione e il piacere da parte del dottor Pallotta, a cui adesso darò la parola e che spiegherà un po' così la sua presenza, il suo impegno, dicendo così per sgombrare che noi abbiamo conosciuto il dottor Pallotta già da tempo per motivi professionali, essendo un grosso manager impegnato in un campo in cui abbiamo avuto il piacere di avere delle chiacchierate. Ci è stato presentato dal dottore Lombardi, presidente della Casertana, al quale ci eravamo rivolti per chiedergli se conosceva imprenditori con la volontà ed altro. Le trattative sono poi procedute in maniera indipendente e autonoma e si è arrivati alla conclusione dell'accordo per il quale il dottor Pallotta e altri suoi soci e partner hanno deciso di intraprendere questo viaggio nel mondo del calcio. A lui, ai soci, a tutti quelli che faranno il bene di questa società, va il mio augurio per le migliori fortune del Benevento. La famiglia Vigorito, poi lo dirà il dottor Pallotta, sarà impegnato nel settore giovanile di questa città e sarà impegnato come sponsor principale della società, come VPC, come 8 Channel, come 8 Pagine, perché ha voluto dare un sostegno a chi iniziava un viaggio, non solo a chiacchiere, ma anche di natura economica, perché ritenevo che non si potesse buttare a mare quello che si era fatto di buono. L'augurio è che quello che non è stato fatto bene possa essere fatto meglio e che si possa tutti quanti alla fine dell'anno essere sorridenti per aver conseguito, se non i risultati che pensiamo, quantomeno la continuazione di un sogno che ci ha visto insieme per tanti anni.